Radio Nostalgia presenta Pasticciando con il Bando. Di nuovo insieme, buongiorno, buon sabato, è tempo di Pasticciando con il Bando, quindi andiamo a collegarci subito con l'exclusive chef del ristorante Le Palme di Marina di Carrara, Alessandro Bandoni. Buongiorno Ale! Ciao Andri, buongiorno a tutti. Allora, e poi lo vedete, oggi è nel centro dell'inquadratura anche dei vostri delle vostre smart TV il nostro maître Nicola Del Nero. Buongiorno Nicola. Buongiorno a tutti, buongiorno Andrea, buongiorno Ale, Ale ci siamo già detto buongiorno prima. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Siete nel solito ristorante, mantenete solo le distanze. Poi è iniziata la stagione dalle 8 fino a circa l'una, cioè siamo una coppia di fatto praticamente. Ah, bene, bene, molto contento per voi, un po' meno per Ale però. Il beer e il Twinkie. No! No, no, non è vero, non è vero. Va bene, allora vediamo subito che cosa ci ha preparato il nostro Alessandro Bandoni in questo sabato mattina. Vai Ale, vai, vai. Uno spaghetto, aglio, olio e peperoncino in crema. Ma perché mi dovete sempre trattare così? Mi viene fame a quest'ora, mi viene fame. Allora, vediamo gli ingredienti. Per quante persone? Perché noi facciamo sempre... 5. Certo. 5 persone, tranquillo. Non lo vuoi fare assembramento in casa, visto che fuori non si può più fare. Dai, 5 persone, vediamo gli ingredienti. Mezzo chilo di spaghetti, ovviamente. 5 spicchi d'aglio che andranno messi in ammollo in un bicchiere di latte. Uno spicchio d'aglio, un ramo di prezzemolo. Olio, sale, peperoncino quanto basta e 2 cucchiai di pan grattato. Allora, ovviamente per prepararlo abbiamo bisogno di partire con un giorno anticipo, perché dobbiamo pulire 5 spicchi e ovviamente belli grandi, e metterli in ammollo in questo bicchiere di latte. Mettiamo un frigorifero, mettete la pellicola sopra o in un contenitore ermetico, perché sennò impesterà d'aglio tutto il frigorifero. Beh, quello è ovvio. Ditelo soprattutto alla Lissa, che ogni volta che apre uno spicchio d'aglio poi lo mette lì e te apri il frigo e vieni travolto dall'odore di aglio, che sia una cosa che mi fa proprio ribrezza, è quello. Va bene. Passate le 24 ore, prendiamo questi spicchi e questo latte e portiamo a bollore. Okay. Scogliamo. Mettiamo al fuoco un pentolino di acqua fredda, mettiamo gli spicchi dentro, portiamo a bollore, scogliamo nuovamente, ripetiamo il passaggio. Cioè altre 24 ore? No, no, altri 2 passaggi nell'acqua. Così. Ah no, perché sennò ci metti 6 mesi per fare un piatto di pasta. Vabbè, ok. Mangiare l'aglio e olio 6 mesi. Cioè, non lo so, vabbè. Dopodiché fate raffreddare gli spicchi e li frullate con 2 o 3 cucchiai di panna fresca. Okay, salate e mettete in frigorifero. Poi buttiamo giù i nostri spaghetti nell'acqua che sta bollendo e salata. Sì. Prendiamo il pan grattato, lo tostiamo in padella, così semplice padella, fuoco e pan grattato. Lo mettiamo da parte. In padella poi mettiamo olio, uno spicchio di aglio schiacciato, il rametto di prezzemolo e il peperoncino, ovviamente a nostro piacimento. Certo, certo. Facciamo soffriggere, leviamo l'aglio e ovviamente il prezzemolo. Ok. Saltiamo gli spaghetti dentro, pan grattato tostato e l'ultima saltata prima di servire la nostra crema di aglio. Ah, e via. Ah, ragazzi, stamani top. Vediamo che cosa ci abbina Nicola Del Nero. Andiamo con l'inquadratura che c'è, che riporta anche il vino. Vedete, amiche e amici di Radio Nostalgia che ci state guardando anche sui nostri canali social e sui vostri televisori. Leggo cuore di Candia, sembra un peluche, carezze di Trudy. Doc Vermentino, cioè cuore di Candia, cioè tipo il cuore di panna, cioè estate. Allora ha messo invece che il cornetto algida, abbiamo il cuore di Candia. Che è un doc vermentino di che cantina Del Nero? Ramarro. No, allora ripetilo perché non abbiamo capito niente. Cantine Ramarro. Ramarro. Vino di Candia ed è un vermentino doc 2018. 2018. Allora, per fare il piatto di Ale ci vogliono 2 giorni. Per bere questa bottiglia basta 5 minuti. Non avevo dubbi. Cioè, poi naturalmente abbinato al piatto di Ale, va assaggiato insieme. Certo. Allora, la cantina recente, giovane, il produttore si chiama Andrea Tarabella. Sì. E commercializza 2 bianchi e un rosso. Il cuore di Candia è il bianco più importante dell'azienda. Sì. E ha 2 peculiarità. Vabbè, intanto il vino è buonissimo, è un vermentino con tutte le caratteristiche del nostro vermentino, la sapidità, la freschezza, l'acidità.
è un vino che stappato in estate va veramente da... è un piacere da bere ed è una beva molto facile. Okay. Questo vuol dire che si beve facilmente ed è un pregio. Assolutamente. Devo dire che è un grande pregio. Ma due peculiarità. Nell'etichetta dietro il produttore abbina... Vai, gira l'etichetta, gira l'etichetta, vai. Stiamo inquadrando l'etichetta, attenzione. È piccolino, ma dice che questo cuore di Candia, come tutte le sue bottiglie, vengono abbinate per ascoltare un tipo di musica e questo viene abbinato alla musica jazz. Ragazzi, questa è una figata, questa è una figata, cioè questa è una chicca in esclusiva per Radio Nostalgia questa mattina, il cuore di Candia, che non è un cornetto algida, ve lo ricordo, ma è un vino che ci ha consigliato il nostro Nicola Del Dio. Altra cosa particolare che troverete quando lo stappate è il tappo, è un tappo di silicone ma molto particolare, quasi da collezione, dove c'è anche disegnato il ramarro delle nostre terre, cioè l'animale fatto... stilizzato, ed è molto bello, cioè è bella l'etichetta, è bello il tappo ed è buono il vino. Pensavo, grazie Andrea, che ha fatto un prodotto eccezionale. Pensavo che, visto che è cuore di Candia, che avessero fatto il tappo con in fondo il cioccolato da mangiare, cioè si poteva stare. Era una cazzata. Mi scusi il produttore della cazzata che ho appena detto, ma questo fondamentalmente non è mai stato un programma di cucina. Poi stiamo diventando seri ultimamente, ma è solo dovuto alla tecnologia che ci distanzia e quindi non siamo sul pezzo. Però stamani ero in forma. Cioè, mi mancano le nostre prese per il culo di Bagnu. Però stamani sono in forma e quindi purtroppo però ho preso per il culo il vino, non è che era proprio il top, però va bene, dai. Se volete sapere la ricetta e vedere nel dettaglio, magari vi consigliamo anche il vino, andate subito sul sito radionostalgia.fm, dove potete rivedere, se avete ascoltato solo la puntata alla radio, quello che abbiamo combinato questa mattina, ovvero del nero mezzo tagliato, però tutte quelle cose che succedono per noi che della TV non ci capiamo niente, ma ci siamo buttati a fare la internet TV grazie alle tecnologie di Radio Nostalgia. Se vi va, ve lo dico, andate a trovare Nicola ed Alessandro, perché si mangia bene, si mangia anche meglio di prima del lockdown, ma ora si mangia proprio in pieno comfort, cioè c'è anche la distanza, quindi se ne so, vi sta un po' sul cazzo vostra moglie, tranquilli, tanto sta a un metro e quindi è il top, cioè è il top, ragazzi, cioè ora è proprio il momento migliore per andare a mangiare fuori con la moglie, almeno amore non ti sento, sei lontana, anche se... cioè, vedi che sono in forma, è giusto. Sono informale stamani, però dovete prenotare allo 0585 630508. Che dire, grazie per essere stati con noi anche oggi. Pasticciando con il bando torna martedì e voi potete andare anche al mare, sempre lì alle Palme, perché la stagione è partita, il tempo un po' così, però ci può stare. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Radio Nostalgia vi ha presentato Pasticciando con il bando.